qui le analogie. Esaminiamo le differenze tra i due miti. È qui l'altra ragione per cui il proemio del paradiso supera quelli delle altre due cantiche e in particolare quello del purgatorio. Per capirlo, ritorniamo alla prima parte dell'invocazione. Soffermiamoci sulla prima terzina e sulla terza. Nella prima, Dante chiede ad Apollo di renderlo vaso del suo valore poetico. Vaso è la parola chiave per due ragioni. È un'allusione a San Paolo, che nel secondo canto dell'Inferno viene definito vas d'elezione, cioè depositario eletto, appositamente scelto da Dio, dunque privilegiato dello Spirito Santo. San Paolo, convertitosi al cristianesimo, investito della forza dello Spirito Santo, diventa apostolo delle genti, diffonde il Vangelo in tutto l'impero romano. Diventa quindi ricettacolo, vaso dell'ispirazione divina e solo grazie a questo è in grado di parlare di Dio, del sacrificio di suo figlio Gesù per l'umanità e della speranza di redenzione e salvezza eterna garantita dalla resurrezione. Insomma, solo grazie allo Spirito Santo di cui è diventato vaso, ricettacolo e strumento, Paolo è in grado di parlare delle verità di fede e salvare l'umanità dal peccato. Ma per diventare vaso, e sta qui la seconda ragione, bisogna lasciarsi svuotare. È qui che si inserisce il mito di Marsia, ed è ancora qui che si colloca attraverso la imitatio e l'emulatio di Ovidio il superamento del proemio del paradiso rispetto a quelli delle altre cantiche. Cosa chiede esattamente Dante ad Apollo chiamando in causa Marsia? Esaminiamo la terza terzina. Dante chiede ad Apollo di soffiare dentro di lui la forza ispiratrice della poesia. Ma per soffiare dentro qualcosa o dentro qualcuno è necessario che questo qualcosa o questo qualcuno sia vuoto o che sia stato svuotato. Quindi la richiesta di Dante in relazione al mito di Marsia è questa: svuotami, o Apollo, della mia presunzione con la stessa forza con cui hai svuotato Marsia e riempimi della forza della tua ispirazione, del tuo soffio. Solo così potrò essere vaso, ricettacolo dell'ispirazione divina. Quindi Dante dovrà prima essere svuotato della sua presunzione, esattamente come Marsia, ma per una ragione opposta, viene svuotato di se stesso, della sua presunzione, con lo scorticamento. Nel proemio del paradiso, Dante riprende dunque il mito ovidiano di Marsia, sempre in termini di imitatio e di emulatio. In termini di imitatio, come nel caso delle piche, il mito di Marsia è un repertorio di immagini, di temi narrativi e morali. Ambedue rappresentano il rapporto tra l'artista, il poeta, e la divinità, tema narrativo. Ambedue sono casi di ibris punita, tema morale. In termini di emulatio, la questione è più complessa, limitiamoci al mito di Marsia. Dante se ne serve con due funzioni, poetologica e soggettiva. Esaminiamo la prima delle due funzioni, la funzione poetologica, che riguarda cioè il poema. Attraverso il mito di Marsia, Dante ci fa capire, per opposizione, qual è la genesi della Divina Commedia. È un'opera grandiosa e unica, ma non è frutto esclusivo della competenza artistica di Dante, seppur eccezionale. Il viaggio oltremondano è voluto da Dio e il suo straordinario racconto, la Divina Commedia, è il risultato sublime dell'ispirazione divina. Marsia, sfidando Apollo, è invece convinto che la sua arte sia solo frutto del suo ingegno. Dante no, e lo ribadisce, marcando la differenza rispetto a Marsia. Ovidio ha intuito una verità, ossia che la forza ispiratrice del canto è divina. Dante l'ha rivelata pienamente.
Il suo è un poema sacro, il racconto di un'esperienza ai limiti dell'umano, resa possibile solo dalla volontà e dall'ispirazione di Dio, del Dio cristiano. Per quel che riguarda la funzione soggettiva, relativa cioè al soggetto Dante personaggio e Dante autore della Divina Commedia, Dante si serve del mito ovidiano di Marsia per costruire l'immagine di sé come poeta cristiano. Egli riprende l'immagine dello scorticamento del satiro colpevole di Ibris nei confronti di una divinità. Rovescia e corregge il mito di Marsia in senso cristiano con la sovrapposizione del modello biblico di San Paolo, vas de lezione. In questo modo, egli si presenta come l'antimarsia. È questo l'atteggiamento richiesto al poeta cristiano, farsi ricettacolo, cioè depositario insieme strumento dell'ispirazione divina per comunicare una verità poetica, che è anche una verità sacra. È qui che si innesta il riferimento a San Paolo. Dante è un poeta cristiano che, a differenza di Marsia, si lascia svuotare di sé per essere riempito della forza ispiratrice della divinità. Ma Dante è un poeta cristiano che, attraverso un racconto poetico ispirato, comunica verità poetiche che sono anche verità escatologiche o di fede. In questo Dante è come San Paolo, che ispirato dallo Spirito Santo predicò la buona novella in tutto l'impero romano. Well, that's all, folks. That's my line. Step aside, babe. Let a star do this. That part. That's all, folks. Can I go home now?